Ehi, a te, a tutti i ciurma, benvenuti a Giocherino in questo nuovissimo Q&A. Ebbene ragazzi, siete stati veramente bravissimi perché mi avete lasciato diverse domande sotto lo scorso Q&A e in più abbiamo raggiunto gli 80 like, ragazzi, cioè i Q&A sono una cosa pazzesca, cioè fanno un successo allucinante, grazie veramente. Va bene, senza perdere tempo, andiamo a leggere appunto le vostre domande. Chiara Video dice: ciao Giocherina, prima di tutto adoro i tuoi video e ti seguo da Palermo. La mia domanda è: hai canzoni preferite? Se sì, quali sono? Un bacio. Io dico sempre che quando mi chiedete qual è una mia cosa preferita, eccetera, faccio un po' di fatica a scegliere perché a me piacciono veramente tante cose, ma perché magari sono di generi o stili diversi, per cui sono cose diverse fra di loro. Se proprio te ne devo dire una, I Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith è una delle mie canzoni preferite in assoluto. Proprio fra tutte quelle che mi piacciono, perché con un contesto veramente molto molto dolce e molto bello. Non te ne dico altre perché sennò mi spiccio dopo domani, insomma. Luca Canetti dice: ciao Giocherina, sei molto molto carina. Grazie davvero di cuore, insomma. E mi chiede: hai mai pensato di cambiare i tipi di video? Mi piacerebbe sentirti recensire un album. Un abbraccio, grazie mille. Effettivamente, pensato di cambiare tipo di video? Mai, non proprio, nel senso che non ho mai pensato di discostarmi troppo da quello che sono i gameplay o perlomeno da quelle che sono cose che si avvicinano al mondo del cinema, come ben sapete. Recensire un album, non credo che mi vedrai mai recensire un album perché sì, adoro la musica, credo che la musica sia una delle cose più belle che esistano in questo mondo, però non mi sento competente a tal punto da poter dare pareri magari professionali, tra virgolette, su cose musicali. Sarebbero pareri totalmente personali e non troppo tecnici, e magari non è una cosa tanto professional da vedere, insomma, non so se mi spiego. Anthony VR mi dice: ciao Joke, è la prima volta che ti scrivo, ma volevo farti una domanda. Se non avessi nessun canale aperto su YouTube, escludendo i videogiochi, che canale apriresti? Che argomento vorresti trattare? Ciao e un bacio, grazie mille anche a te. Escludendo i videogiochi, sinceramente non ho la minima idea perché io un pochettino mi discosto da quello che è lo standard di ragazza che di solito si vede su YouTube, fra molte virgolette, prendete questa cosa che ho detto con le pinze. Nel senso che non sono il tipo di ragazza che si mette a fare tipo video di make-up o tipo video mi trucco con voi oppure video su oggetti carini e teneri. Non sono proprio io quel tipo. E quindi non saprei su che cosa aprire il mio canale, se non sui videogiochi, insomma, perché i videogiochi sono una parte molto importante della mia vita, oltre al cinema, per cui escludendo i videogiochi magari aprirei un canale riguardante il cinema, visto che comunque io guardo un sacco di film, nella mia vita ho guardato un sacco di film, mi piace guardare i film, mi piace informarmi molte volte anche sulle cose che riguardano il cinema, i dietro le quinte, le curiosità, tutte queste robe appresso, quindi magari sì, questo potrebbe essere un argomento per un mio probabile canale, non dei videogiochi. Riccardo Paralovo o Paravolo, non ne sono sicura, mi dice: ciao Giocherina, non ti seguo da molto tempo, ma quasi fin da subito mi sei apparsa come una persona solare, simpatica e anche un po' pazzerella. Cioè, visto lungo amico. Avrei un paio di domande per il Q&A. 1. Quali cantanti, band, artisti, generi musicali ti piace ascoltare di più? A me la musica piace tutta, non dico, perché sarei una bugiarda, mi piace veramente quasi tutta, quindi magari mi vedresti cambiare genere, quindi passare, che ne so, dal rock al, che ne so, a qualche artista italiano tipo Zucchero. Mi piace molto anche Celentano, per esempio, per dire un paio di nomi di artisti italiani. Per quanto riguarda band estere, ragazzi, cioè non ho cose fisse, veramente. Se per esempio in radio ascolto una canzone che mi piace, indipendentemente dal suo genere, io me la vado a scaricare perché mi piace riascoltarla, mi piace la bella musica, mi piace la musica che mi piace, insomma, quindi non sto tanto a fissarmi sul genere, vario veramente un po' da qua a là. Ecco, una cosa che per esempio ti posso dire che non mi piace molto il heavy metal, cioè quella cosa troppo troppo potente. Non mi attira poi più di tanto, però per il resto adoro la musica. E sempre Riccardo mi fa la seconda domanda: hai mai pensato di fare gameplay su videogames di corse? Ti mando fino in Spagna un saluto da Padova, grazie mille. Oh mio Dio, su videogames di corse, ragazzi, no, non ci ho mai pensato. Non dico che schifo i giochi di corse, però non sono fra i miei interessi attuali e principali, quindi no, non ci ho mai pensato e non credo che ne porterò mai. Ed ecco quale di Foxy che dice: ciao Gioco, come stai? Ho solo due domande da farti. Ti piacerebbe fare parte di un fumetto?
se sì, che tipo di personaggio ti piacerebbe essere? Protagonista, antagonista, personaggio secondario, eccetera. Sei fantastica e ti adoro, grazie mille. Questa è una domanda molto curiosa. Ovviamente, ragazzi, io credo che a chiunque farebbe piacere far parte tipo di una cosa del genere, cioè tipo rivedersi, no? All'interno di un fumetto, all'interno di un libro, all'interno di un film, all'interno di un cartone animato, a chiunque piacerebbe, secondo me. E quindi ti rispondo di sì, mi piacerebbe e sicuramente mi piacerebbe fare la parte dell'antagonista, perché dovete sapere che io ho sto lato un po' oscuro, no? Mi piacciono fin da piccola sempre tipo i cattivi, queste personalità più oscure, mi hanno sempre affascinata e quindi mi piacerebbe sicuramente fare la parte dell'antagonista, fare la parte della cattivona. Proitali88 dice: ma perché non si vedono i tuoi iscritti? Comunque bel video, grazie. Non si vedono, caro Proitali, perché appunto li ho messi nascosti, vi ho già spiegato 10.000 volte il perché, comunque ve lo rispiego per evitare, ragazzi, che la gente si stia a fissare troppo sui numeri al momento di iscriversi, magari perché vede il numero di iscritti, vede il numero di views e dice: non ci siamo, non mi iscrivo. Perché la gente purtroppo qua su YouTube, ragazzi, bada troppo ai numeri, diciamocelo, troppo. Per cui non voglio che qualcuno stia a giudicare il mio lavoro, quello che faccio su YouTube, in base ai numeri, anche perché sappiamo che molto influisce YouTube stesso. Ci sono un sacco di fattori, ragazzi, che influiscono su sti maledetti numeri. Quindi, onde evitare questo, li tengo nascosti fino magari a che raggiungerò un certo obiettivo. Astrid Zogbessu mi dice: c'è un assassino dietro di te. Ah, ok, faccio parte della domanda. Che ridere, giocherina, proprio. Ci sganasciamo dal ridere. L'unica cosa che puoi usare per difenderti è l'oggetto alla tua sinistra. Sopravviveresti? Una sedia. È de plastica, però insomma, te gli tiro una proprio una sedia in faccia, forse riuscirei quasi a salvarmi. Quindi, forse giocherina sarebbe salva. Marcolindolino, che carino questo nickname. Dice: giochi d'infanzia della Play 2. Io adoravo Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, poi Metal Slug Worms e oddio mille altri, mille veramente. Play 2, ragazzi, Jack and Dexter, Ratchet & Clank, i vari Tomb Raider per PS2, i Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Dovete sapere che io ero patita, ragazzi, di quei giochi, veramente li adoravo, li ho spolpati fino all'ultimo. I Prince of Persia, i vari Prince of Persia, ragazzi, anche quelli, minchia, tipo Le Sabbie del Tempo l'avrò giocato 10 volte almeno, non lo dico per esagerare, veramente 10 volte, ragazzi. E poi che altro? I vari Tekken, perché sì, giocherina ha giocato anche i Tekken. Poi sì, mille altri che adesso non mi rimangono in mente. Proitali88, eccolo tornato, mi fa un'altra domanda: puoi portare anche altri giochi? È che, ragazzi, fino a un po' di tempo fa, quando facevo video tutti i giorni, ovviamente per portarvi un po' di varietà, facevo almeno 3-4 giochi diversi alla volta. Però è molto faticoso, una cosa molto faticosa da fare e magari una cosa molto pesante anche per chi mi segue. Quindi da allora, un po' di tempo a questa parte, ho deciso di portare al massimo 2 giochi contemporaneamente, finire prima quelli e poi portarne altri. Quindi attualmente, ragazzi, fino a che non finirò di Evil Within, anzi, a proposito, io vi chiedo scusa, ragazzi, per l'assenza di questa settimana, ma veramente ho avuto tante mille altre cose a cui pensare. Poi vi dirò comunque il perché, quindi scusate. E quindi fin quando non finirò questi 2 giochi, non credo che porterò qualche altra cosa. Sto pensando, ragazzi, di fare live su Fortnite, non di portarlo come serie ufficiale, ma di farci qualche live ogni tanto, perché magari a qualcuno di voi potrebbe piacere. Però questo dovete dirmelo voi, perché l'ultima volta, ragazzi, che ho fatto la live su Fortnite ho perso tipo la bellezza di 5 o 6 iscritti il tempo di iniziare la live. Quindi queste persone hanno visto che ho iniziato la live su Fortnite, bam, disiscritti. Quindi, cioè, ditemi voi, vi potrebbe piacere? Perché sennò io le faccio su Twitch direttamente. Christian Cerda mi dice: segui serie televisive? Se sì, quali? Un po' di tempo fa io e Rodrigo ci siamo spolpati almeno 3 o 4 stagioni di American Horror Story, le abbiamo viste in streaming perché ci è piaciuto veramente un casino. Dopodiché ogni tanto, se mi capita, ragazzi, in TV e becco Big Bang Theory, me lo guardo veramente con piacere, perché mi fa molto ridere. E mi piace moltissimo anche Modern Family, non so se conoscete, molto probabilmente sì. Anche quella serie mi piace molto, perché pure quella è molto divertente, la trovo molto divertente. Todd Frogs, dopo avermi fatto un commento molto analitico su quello che avevo risposto la volta scorsa, mi dice: non mi ricordo più se io o qualcun altro ti abbiamo fatto questa domanda. Pare che in una prossima edizione delle Olimpiadi ci saranno discipline videoludiche, ti piacerebbe partecipare? Questa domanda non me l'ha mai fatta nessuno, effettivamente. E wow, ragazzi, cioè, ma vi pensate, sarebbe una cosa bellissima, veramente. Se io fossi un'esperta di qualche gioco,
comunque già sarei dentro qualche team sicuramente. Tipo ho visto ragazzi che stanno per iniziare quei campionati, credo che siano di Overwatch, cioè è un sogno, è una cosa meravigliosa secondo me partecipare a quelle gare a livello veramente così professionale, cioè significa che tu sei talmente bravo che puoi stare lì a giocare con quei pro, cioè per me è un sogno, sì, mi piacerebbe veramente tantissimo partecipare, ma credo non si realizzerà mai nella vita, ma continua ad essere un sogno, sarebbe fantastico, bello, giocherina sogna. Federico Maldera mi dice: quando eri piccola quali console avevi? Io ho iniziato ragazzi con la PlayStation 1, non ho avuto Nintendo 64, non ho avuto Super Nintendo, non ho avuto niente, ho iniziato con PlayStation 1 e quindi poi col passare degli anni PlayStation 2, PlayStation 3 eccetera, però quando ero proprio piccola avevo PlayStation 1. Sempre Federico mi chiede: ti sposerai con Rodrigo? Ovviamente mi piacerebbe, credo piacerebbe anche a lui perché che me l'ha detto già, credo qualche volta comunque. Però adesso è ancora presto e le condizioni economiche ovviamente non è che permettono di fare chissà che. Ben sappiamo che i matrimoni, per quanto semplici uno li possa fare, costano sempre almeno un rene. Quindi quando poi impegno il mio rene sicuramente ci sposiamo. A parte gli scherzi, ovviamente fra qualche anno ragazzi si spera di sì, insomma. E arriva Vicedivo con le sue tre domande, che sono: quali sono le tue serie TV preferite? Questo già ho risposto, cioè preferite, quello che ho guardato. E che altro vi posso nominare ragazzi? Tutto in Famiglia, La Vita Secondo Jim e anche Willy il Principe di Bel-Air, che però guardavo tanti anni fa quindi non mi ricordo più niente, ma queste serie veramente le ho adorate. Quali sono i tuoi manga ed anime preferiti? Manga ragazzi ho adorato Death Note perché l'ho soltanto letto, non ho guardato l'anime ma l'ho adorato. Mi è piaciuto tantissimo anche Claymore, che è un manga secondo me che conosce veramente pochissima gente, che ho conosciuto grazie al mio amico Henry che saluto, e del quale ho guardato anche l'anime perché mi è piaciuto veramente da morire. E io adesso ragazzi sto comprando insieme a Rodrigo la serie intera di Full Metal Alchemist in un'edizione speciale ragazzi che c'è solo qua in Spagna, che è bellissima, che è fatta di 18 volumi grossi. Non vedo l'ora di finirla, di comprare, perché non voglio iniziare a leggerla senza avere tutti i volumi, perché poi quando una volta inizio io leggo tutto, quindi scommetto che quella mi piacerà sicuramente tantissimo. Anime ragazzi che vi posso di Dragon Ball, One Piece è nella top 5 sicuramente perché è uno spettacolo. Ho adorato tantissimo anche Keroro, lo guardavo quando ero più piccola, mi piacerebbe tantissimo rivedermelo, dovrei ricominciare perché lo adoravo veramente nell'anima. E vabbè, Rossana anche tantissimi anni fa, pure quello lo adoravo. E l'ultima domanda: se potessi incontrare il tuo idolo chi sarebbe? Questa è una domanda interessante, ci sono tantissime persone famose ragazzi o importanti che ammiro per quello che hanno fatto nella loro vita. Il mio idolo, vabbè, cioè al di sopra di tutti sicuramente mia madre, però insomma mia mamma la conosco, cioè la posso vedere quando voglio, quindi comunque la metto al di sopra di chiunque altro. Però visto che si parla di incontrare un idolo, questo è difficile ragazzi. Sicuramente ti dico magari o Christopher Nolan o Peter Jackson, che sono registi che ammiro veramente tantissimo, specialmente Nolan che è in un mondo tutto suo e adoro i suoi film, quindi mi piacerebbe incontrarlo tra virgolette per poter avere dritte sul mio futuro lavoro. Se magari sogna, giocherina, quanto ti piace sognare. Ok ragazzi, le domande sono finite per oggi, mi raccomando se volete un nuovo Q&A per il prossimo sabato riempite di domande qua sotto nei commenti e lasciate un bel like ragazzi, mi raccomando. Noi ci vediamo la settimana prossima, spero ritorni tutta la normalità con i soliti gameplay, e vi ricordo ragazzi fatemi sapere di questa questione di Fortnite, tanto in commento potete fare tutto, domanda, dirmi di Fortnite, quindi per favore fatemelo sapere. In più vi ricordo ragazzi che potete avere il 5% di sconto sull'acquisto di videogiochi utilizzando il mio codice sconto sul sito digital24.it. ragazzi, mi raccomando andate a farci un giro perché è un sito totalmente italiano che sempre sconti sui giochi e anche su tante altre cose, quindi andate in descrizione che trovate il sito e trovate il mio codice sconto, e ci trovate anche tutti i miei social, quindi andatemi a seguire su Instagram, Facebook, insomma tutto. Grazie a tutti, un bacione a te e a tutti, ciurma da giocherina, ciao.